Episode 58 of the Interpretation Station is called to order. Benvenuti a questo nuovo episodio di The Interpretation Station in lingua italiana. Come vedete, oggi parliamo dell'intervento che è stato fatto dall'Austria e riguarda la 38esima sessione della revisione periodica universale, revisione del Mozambico, datata 4 maggio 2021. Allora, partiamo subito con il primo termine, Reinforced Community, quindi è un rinnovato impegno semplicemente. Allora, poi abbiamo Standing Invitation to Special Procedures. Standing, in questo caso potrei anche dire permanent, però è molto utilizzato in questi testi il termine standing, standing invitation, eccetera. Quindi direi proprio un invito permanente alle procedure speciali. Dopodiché abbiamo significant human rights challenges, quindi sfide significative in materia di diritti umani. Poi, shrinking civil society space, quindi shrinking quando si utilizza questo termine si indica una riduzione, quindi infatti l'ho tradotto proprio con riduzione degli spazi riservati alla società civile in Mozambico, quindi shrinking lo lascerei proprio riduzione senza offrirvi altre alternative, ecco. Perlomeno non in questo caso. Poi human rights defenders sono i difensori dei diritti umani che in inglese per i quali in inglese vi è anche un acronimo HRD, si chiamano anche con questa abbreviazione. Dopodiché abbiamo i media outlets, sono gli organi di stampa. Qui dopo, in questa frase, menziona Cabo Delgado, di cui, se avete pazienza di aspettare verso la fine, parleremo un attimo, perché appunto vi spiegherò un attimo meglio la situazione in questa zona. Dunque, poi abbiamo heavy toll, pesanti ripercussioni, oppure pesanti conseguenze. Infatti ve l'ho messo in fondo in terza pagina, trovate appunto pesanti ripercussioni, conseguenze, un pesante impatto, potrei anche dire. Ecco. Dopodiché troviamo un altro termine, veramente un altro acronimo qua. IDPs sono le persone sfollate internamente. In italiano non abbiamo in realtà un acronimo corrispondente valido. Abbiamo semplicemente la traduzione per esteso, come vi ho messo, infatti, e tra parentesi lasciamo di solito appunto l'acronimo proprio in inglese, come vedete qua. Dopodiché abbiamo undoubted impact on, impatto indiscusso su. Poi strategies in place, strategie in atto, in vigore, potrei anche mettere in realtà. Poi dopo abbiamo respond to their specific needs, rispondere oppure anche soddisfare le loro esigenze specifiche o anche i loro fabbisogni specifici. Ecco, comunque sono tutte soluzioni che poi potete trovare anche nel glossario che vi ho messo in fondo. Poi offers the following recommendations, formula le seguenti raccomandazioni o anche esprime, volendo, potrei anche dire. Dopodiché abbiamo rights to freedom of opinion and expression, il diritto alla libertà di opinione e di espressione. Non è che ci siano altre alternative, modi per rendere questa frase, questa espressione, quindi non lascerei esattamente così. Poi undue interference, ingerenze indebite o anche interferenze indebite, ecco, comunque andavano bene entrambe queste opzioni. Dopodiché abbiamo recommendations expressed by o issued by, potrei anche dire in inglese, comunque sono le raccomandazioni espresse da, o anche qui formulate da, andavano bene entrambi come vocaboli,
Dopodiché abbiamo the reform measures, misure di riforma, sono proprio chiamate così. Poi abbiamo questo report on transparency, governance and corruption, quindi rapporto sulla trasparenza, governance e corruzione. Io facendo ricerche in realtà non sono riuscita a trovare se fosse rapporto o relazione, perché il dubbio onestamente mi era venuto. Però io lascerei, dato appunto che non ho trovato, cercando in Google e mettendo proprio la ricerca con il termine esatto, quindi anche tra virgolette, non avendo trovato nulla a riguardo, allora ho lasciato proprio il rapporto, semplicemente, rapporto sulla trasparenza, governance e corruzione. Poi dopodiché, nell'ultima riga, troviamo Rome Statute of the ICC, quindi lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Troviamo molto spesso che viene lasciata la sigla che utilizzano in inglese, quindi Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. A volte viene anche semplicemente chiamato Statuto di Roma, senza aggiungere della Corte Penale Internazionale a volte. Quindi sappiate che se trovate solo Statuto di Roma in questi testi si riferisce comunque sempre a questo statuto della Corte Penale Internazionale. Come vi avevo anticipato, volevo farvi una breve introduzione riguardo alla situazione del Mozambico, una breve storia, un breve excursus, diciamo, su questi tragici episodi e situazioni. Allora, il Mozambico ha subito dominazione portoghese fin dagli inizi del 1500 e dopo la Seconda Guerra Mondiale è diventato ufficialmente una colonia portoghese. E nel 1964 iniziò la guerra di liberazione che partì proprio da questa città che è menzionata qua in questo intervento, Cabo Delgado, che era la città più povera e più a nord. Dopo oltre 10 anni di guerra, nel 1975, venne dichiarata la pace e proclamata l'indipendenza del Mozambico. Agli inizi poi degli anni Ottanta, cominciarono purtroppo una serie di attacchi terroristici a scuole, mezzi di trasporto, presidi medici. Quindi il paese, diventa uno scenario, di una guerra civile. In questa guerra, quali erano le due parti, in conflitto? Allora, si sono scontrati da una parte l'esercito regolare mozambicano e dall'altro i gruppi di guerriglieri riuniti sotto la sigla RENAMO. Quindi era un gruppo di resistenza appunto anticomunista, finanziato dai governi razzisti di Rhodesia e Sudafrica e dal governo degli Stati Uniti. Questo gruppo era comandato da soldati mercenari e banditi che seminavano terrore e morte nei villaggi del paese. Questo conflitto terminò nel 1992 con gli accordi di Roma, che furono mediati dal governo e dalla comunità di Sant'Egidio. A partire proprio da quel momento, la relazione fra Italia e Mozambico si è rafforzata anche grazie ad iniziative di assistenza ed educazione sanitaria da parte appunto dell'Italia. Quindi questo è un breve excursus, ecco, riguardo questa situazione in Mozambico. Poi vi avevo detto anche riguardo lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, come vi dicevo, appunto, ho detto anche semplicemente statuto, e questo trattato, in realtà, questo statuto, scusate, fu firmato nel 1998, entra in vigore nel 2002 ed è il prodotto di una serie di tentativi, quindi di vari tentativi in realtà, per la costituzione di un tribunale sovranazionale, ma già dalla fine del XIX secolo
in realtà furono mossi dei passi verso l'istituzione di corti permanenti con giurisdizione sovranazionale. Quindi, ecco, con le conferenze internazionali per la pace dell'AIA, i rappresentanti delle grandi potenze mondiali tentarono infatti di delineare il diritto bellico e di porre delle limitazioni all'uso delle armi tecnologicamente, avanzate. Quindi, ecco, queste sono informazioni che a mio avviso potrebbero tornarvi utili qualora affrontiate questi testi o comunque qualora leggiate testi inerenti appunto a questo argomento. Detto questo, se vi è piaciuto appunto questo video e se non l'avete ancora fatto, vi suggerisco di iscrivervi alla nostra pagina di LinkedIn, perché siamo anche su LinkedIn, oltre che su YouTube. Quindi direi che per oggi è tutto. Quindi, Episode 58 of the Interpretation Station is adjourned. The train is now leaving the Interpretation Station. We hope you enjoyed your visit.